Mister, seconda vittoria consecutiva in trasferta del Casoria che batte la Virtus Liguria per 2-0. Sì, oggi era importante vincere questa gara e poi siamo andati pure un po' in difficoltà, veramente, specialmente il primo tempo, pure perché non riusciamo a finalizzare delle buone manovre che abbiamo fatto e poi ci nervosivamo perché non riuscivamo a fare gol. L'avevi detto tu ai ragazzi prima della partita, non innervosiamoci se il gol non arriva subito, perché giocando magari contro l'ultimo in classifica si poteva pensare ad una passeggiata, ma non era assolutamente così. Sì, i ragazzi erano sicuri di vincere questa partita. Siamo venuti qua, si vedeva che erano pure, guardandoli negli occhi, si vedeva che erano pure un po' molli, proprio perché si pensavano che la partita era facile perché giocavamo contro l'ultima. Vedendo pure i risultati di ieri, che qualche nostra Diretta della concorrente. corrente ha avuto qualche risultato negativo, allora si pensava già alla classifica. Io dico sempre, non pensiamo a niente, pensiamo solo a noi, andare avanti e fare bene. E infatti il cambio proprio anche di mentalità, di testa si è visto nella ripresa, evidentemente negli spogliatoi ti sei fatto sentire. Sì, c'è stato bisogno un po' di una strigliata nei miei spogliatoi, ci ho ricordato un po' che noi non siamo una squadra che può pensare ad altre cose, noi dobbiamo solo pensare a fare il risultato, a vincere le partite e dare il massimo. La prossima settimana si torna a giocare in casa, purtroppo a porte chiuse, e verrà a farci visita l'Arzano City. Sì, domenica è una delle squadre che mette in difficoltà un po' tutte quelle che stanno su in classifica. È una buona squadra, pensiamo di prepararci bene, questa settimana dobbiamo prepararci al massimo per quest'altra partita e dare sempre il massimo, come sempre. Soprattutto per i tifosi che anche oggi a Trendola Lucenda erano praticamente si giocava in casa. Ma noi giochiamo sempre in casa con i nostri tifosi, è un pubblico eccezionale, un pubblico, ve l'ho detto sempre, in alta classifica, di altre categorie, è un pubblico stupendo. Anzi, oggi vorrei ringraziarli e dedicare a loro questa vittoria perché vengono sempre a sostenerci.